Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, nel mio gruppo video evolutivi di Raymond Bard. Questo è un percorso o un cammino di evoluzione, a 360 gradi. Questo cammino evolutivo comprende gruppi, comprende gruppi WhatsApp chiusi, comprende, diciamo, tanti sentieri che portano tutti verso l'alto. Perciò, se approfondirete, riuscirete a trovare i canali giusti o i sentieri giusti. Ci sono quelli più corti, quelli più meno corti, quelli dove, ma sicuramente dipende dal tempo che voi dedicate allo studio, ad imparare, a sperimentare, ma anche lo spazio che avete nella vostra mente. Ok? Questo è un video che ci tengo veramente a farvi vedere, del grande Alberto Lori, che dovreste tutti seguire perché veramente è un grande, ci mette veramente non solo conoscenza, ma anche energia e tempo nel preparare i suoi video. Sono dei video veramente belli, delle belle immagini, cioè veramente ci mette il cuore per questa sua divulgazione. E lo ringrazio tantissimo, l'ho sempre ringraziato, lo ringrazierò sempre. Adesso vi farò vedere il video, vediamo se riesco in qualche modo a trovarlo. Ok, vi faccio vedere il video. Ok, vediamo se è qui. Vi faccio vedere il video. Eccolo qua. Siete pronti? Allora, io l'ho rivisto dopo tanto tempo, ma cioè, questo video dovrebbe fare 7 miliardi di visualizzazioni e dovrebbe essere trasmesso in tutte le scuole. Ascoltate bene. Poi sotto vi metterò il link per entrare nel suo canale di Alberto. Ascoltate. Torniamo a parlare di noi e del nostro sistema operativo, perché se non sappiamo che cosa c'è a fondamento della nostra identità, non saremo in grado di apportare modifiche a ciò che non ci piace di noi stessi. Qualunque bambino che viene al mondo ha il corredo genetico ereditato dai genitori, grazie al quale possiede le informazioni per dare una disposizione agli atomi che comporranno le cellule, le molecole, i vari organi, i tessuti, le ossa, i muscoli, i nervi che costituiranno il corpo. Nel frattempo il bambino cresce e che fa? Comincia a immagazzinare informazioni. Si crea il modello. La varietà delle informazioni ricevute farà sì che quel bambino avrà una identità diversa a tutti i livelli. Se la madre è stressata e il bambino percepisce informazioni di stress, il suo corpo si modellerà in un certo modo. Se la madre è calma e amorevole, il corpo del bambino si disporrà in maniera diversa. In ogni caso, sarà condizionato dalle informazioni. Da ciò deduco un'altra verità: l'ambiente è condizionante. Se il cervello fosse un semplice registratore, si comporterebbe come un magnetofono, che riceve l'informazione e poi la riproduce fedelmente come la riceve. Ciò vuol dire che in un registratore non c'è alcun processo di elaborazione. Il cervello non si comporta così, fa qualcosa in più. Non si limita a ricevere l'informazione, ma una volta incamerata, la elabora e nell'atto di processarla la modifica. Cambiando l'informazione, modifica l'istruzione stessa. L'informazione elaborata dal cervello è disposta in maniera diversa. Questa informazione elaborata si chiama modello. Ecco la differenza. Attenzione però, se tu ed io fossimo presenti a un determinato evento,
registreremmo mentalmente l'informazione derivata da quell'accadimento. La domanda è: la elaboreremmo tutti e due allo stesso modo? E farebbero lo stesso anche coloro che con noi erano presenti all'avvenimento? Se fossimo registratori, registreremmo tutti in maniera identica e allo stesso modo riprodurremmo ciò che abbiamo osservato. Ma siccome il nostro cervello elabora le informazioni ricevute, racconteremo l'episodio a chi ce lo chiede in modo differente. A me è piaciuta molto, a te poco, a un altro per niente, eccetera. Ciò ha un solo significato. Il risultato non è dovuto a ciò che accade, ma a come viene elaborato ciò che accade. Ancora una volta, questo è quello che si chiama modello. Il modello non è la realtà, questa è la prima regola. Se lo fosse, sarebbe uguale per tutti. A me lo spettacolo è piaciuto, ma a te non è piaciuto affatto. Il modello è la somma dell'ambiente, del DNA e delle elaborazioni di ciascuno. Non tutti siamo immersi nello stesso ambiente. Se fossi nato in questi anni tumultuosi in Iraq o in Afghanistan con la guerra in atto, sarei vissuto in un ambiente molto diverso da quello nel quale, per fortuna, tu ed io siamo cresciuti. Quindi avrei... Ok, ecco perché spiego sempre che ognuno di noi ha il proprio punto di vista. Il punto di vista, secondo la scienza, è questo. Secondo anche, diciamo, oltre la scienza, c'è anche il karma, c'è il livello di coscienza. E poi lo approfondiremo con altri argomenti e qualcuno di voi sa già di cosa sto parlando. Continuiamo il video. Hai avuto un ben altro modello. Se possiedo un codice genetico e nasco e vivo a Roma con genitori che nel corso degli anni si trasferiscono a Mumbai, sarei sempre uguale? Certamente no. Eppure il DNA è lo stesso. Cambia l'ambiente e il DNA inserito in un ambiente diverso mi dà un risultato diverso. Se avessi un fratello gemello con un DNA omozigote, quindi uguale, e vivessimo nel medesimo ambiente, pensi che saremmo identici o le nostre elaborazioni mentali sarebbero comunque diverse? È vero che io, a parità di DNA, se vivo a Roma o a Mumbai, sono una persona diversa. Ciò vuol dire che non è il DNA che fa me, ma DNA più ambiente che fa me. Se avessi un gemello, non è che condividendo lo stesso patrimonio ereditario e vivendo nello stesso ambiente saremmo uguali. In ogni caso cambierebbe il modello, il modo con il quale le informazioni sono elaborate in maniera individuale da me e dal mio gemello. Stiamo andando sempre più nello specifico. Per cui ecco che il modello rimane la base dell'intero ragionamento. Dovremmo sommare modello e DNA, non ambiente. Questo per capire quali informazioni modellano e quali no. La disposizione di una serie di informazioni è dovuta al mio DNA, all'ambiente, ma soprattutto al mio modello. Non sono il risultato dell'ambiente, sono piuttosto il prodotto del modello. In altre parole, delle percezioni dell'ambiente. Ciò che mi accade non ha alcuna rilevanza. Per me è importante ciò che penso di ciò che è accaduto, quale significato gli ho dato. A me interessa l'informazione che ne ho ricavato, non ciò che mi è accaduto. Non sono il risultato dell'ambiente, sono il prodotto del modello e del DNA, perché l'ambiente è unico, ma il vissuto è individuale. L'interpretazione soggettiva della realtà è la sua elaborazione. L'elaborazione modifica l'evento stesso, quindi come lo interpreto. Ti domanderai perché ciascuno elabora in modo diverso. Tu ed io potremmo ricevere la stessa informazione da parte dell'ambiente, ma controlleremmo in maniera diversa le forze che agiscono alla base di quella informazione a causa della presenza di certi filtri neurali. Sono i filtri che controllano quelle forze e selezionano le informazioni che entrano e quelle che non entrano. Devo dedurre allora che siccome le informazioni cambiano, soltanto io non cambio? Certamente no. La mia autoconsapevolezza mi fa dire che io sono quello di ieri, quello di oggi e quello di domani, ma né fisicamente, né tantomeno sul piano conscio e comportamentale, io sono uguale a 20 anni fa, a 5 anni fa, a 1 anno fa, a 6 mesi fa, a 1 settimana fa, a ieri, e domani sarò ancora...
allora? L'informazione, in tutti i sensi. Ciò significa che qualunque esperimento effettuato su di me non è replicabile. Non posso ottenere gli stessi risultati di ieri, perché io, tu, tutti, cambiamo ogni giorno, ogni istante. Questo perché il cervello non elabora le informazioni ogni tanto, ma di continuo. In fondo, possiamo definire il cervello un elaboratore di informazioni e nell'atto di processare informazioni ogni istante cambia le informazioni stesse. Okay. Mi raccomando, adesso dopo vi metterò il link sotto. Aggiungete e iscrivetevi al canale di Alberto. C'è veramente tantissimo dentro. Ecco, questo qui è la scienza, ok? Qui è scienza. Questa scienza moderna si allaccia all'antica magia, alle parole e agli insegnamenti dei maestri olistici, dove ognuno di noi ha la propria realtà, ognuno di noi vede ciò che sa, vede ciò che si è costruito e vede la strada che sta percorrendo. Ognuno ha la propria strada, ognuno ha il proprio punto di vista, ognuno ha il proprio livello, ok?